Alla fine del XVII secolo, Napoli fu teatro di una eruzione vulcanica del tutto speciale. Il viceré Luis Francisco, duca di Medinaceli, fece esplodere un'imponente ricostruzione del Vesuvio per annunciare al popolo la guarigione del padre. Fu un successo senza precedenti. Nel corso degli anni, i fuochi d'artificio sono diventati elemento sempre più importante della tradizione dei festeggiamenti popolari. Sono entrati nelle case della gente, tanto che oggi per molti la fine dell'anno è solo una buona occasione per sparare. Dicembre è tempo di affari. Inizia il grande commercio illegale della vendita di fuochi proibiti. Avviene tutto sotto gli occhi di tutti, quasi si trattasse di affari leciti e trasparenti. Ogni anno le forze dell'ordine sequestrano sempre più materiale fuorilegge e pericoloso. Al loro impegno si deve affiancare il tuo, rinunciando all'acquisto dei botti che arrivano sulle bancarelle. La legge 497 del 74 stabilisce le norme e le violazioni per chi fabbrica, detiene o vende materiale pirotecnico illegale, prevedendo delle sanzioni che vanno dai 3 ai 12 anni di reclusione. Ma anche per chi acquista materiale pirotecnico illegale sono previste delle sanzioni molto salate. Sparare fuochi illegali significa arrecare danni a se stessi, a chi ci circonda e alla propria città. Ogni anno i vigili del fuoco sono costretti a intervenire su scenari di veri e propri disastri. Gli incendi di autovetture e di contenitori delle immondizie rappresentano purtroppo l'ordinaria amministrazione di una notte di Capodanno. Ma non è tutto. I botti possono provocare vere e proprie tragedie, come la totale distruzione della propria casa. Un difetto di fabbricazione, un attimo di distrazione, una eccessiva disinvoltura possono provocare danni irreparabili, trasformare una festa in tragedia, farti pentire per sempre di avere sparato un petardo. La mano è l'organo più colpito dai traumi da petardo. Le lesioni sono tutte estremamente invalidanti. Si va dalle ustioni di secondo e terzo grado alle ustioni profonde, alle lussazioni di uno o più articolazioni, alle amputazioni parziali o totali di segmenti digitali, alle amputazioni totali di mano o addirittura di tutte e due le mani. Sono tutte lesioni gravissime, sono tutte lesioni invalidanti che nessuna chirurgia, neanche la più sofisticata, riuscirà a ricostruire completamente. E così che il divertimento di pochi minuti si trasforma in un dramma che dura una vita intera. Botticelle, Rauti, Minerve, Magnum, Vesuvio e Bomba di Maradona. Nomi familiari che riportano alla mente quelli che molti considerano semplici giochi per ragazzi, dimenticando che i giocattoli, quelli veri, non sono fatti di micce e polvere da sparo. Un fuoco illegale come questo è costituito da carta tedesca, 300 grammi di miscela esplosiva e miccia pirotecnica. Ha una potenza tale da distruggere una tua vettura. Conviene farselo esplodere tra le mani? Però non sono necessariamente sinonimo di illegalità.
legalità. Le fabbriche campane sono tra le maggiori produttrici di fuochi d'artificio. Chi non vuole rinunciare ad una tradizione ormai acquisita, a Capodanno può divertirsi con i giochi pirotecnici, purché siano legali ed innocui per la salute. I fuochi consentiti dalla legge debbono riportare un'etichetta nella quale è indicato il numero del prodotto, il decreto ministeriale che autorizza la vendita del prodotto e soprattutto le istruzioni d'uso. Naturalmente vanno acquistati solo nei negozi autorizzati. I pericoli legati all'uso dei botti illegali non finiscono col vecchio anno che si saluta. Nei primi giorni di gennaio le nostre strade sono sempre ricche di rischiose tentazioni. I fuochi inesplosi, quelli che attraggono tanti ragazzi annoiati in cerca di una ulteriore emozione. I fuochi inesplosi sono i più pericolosi, perché i difettosi già nella fabbricazione. Non bisogna né raccoglierli né immergerli nell'acqua, è proprio questo che può farli esplodere. In caso di rinvenimento, chiamate le forze dell'ordine, ci vengono a distruggerli.